Giro Prima quest'anno presenta due importanti novità che aprono questa manifestazione appunto a un pubblico assolutamente più vasto. Cioè, la prima novità è innanzitutto il coinvolgimento di giornalisti extrasettore, quindi giornalisti di radio, di televisione, di turismo generale, diciamo, non specificatamente solo i giornalisti di settore. Altra seconda importante novità è l'apertura al pubblico. Sabato 19 maggio c'è questa appendice di Nebbiolo Prima, che è Nebbiolo Prima Open, alle antiche cantine della Luigi Calissano. Si potranno assaggiare gli stessi vini assaggiati da questi giornalisti e buyers provenienti da tutto il mondo, potranno essere assaggiati dal pubblico. Questa è una manifestazione normalmente dedicata agli addetti ai lavori, per cui la stampa, ai buyer, solo su invito. Da quest'anno, l'ultimo giorno, che è il sabato, ci sarà la possibilità per tutti di poter degustare gli stessi vini che hanno degustato durante la settimana appunto i nostri ospiti. Per cui un evento straordinario, unico nel suo genere e ripetibile, per cui è un invito veramente per un appassionato di vino, per un appassionato di Nebbiolo, per un appassionato di Langheroero, di Barolo, di Barbaresco, di Roero, di poter venire e veramente assaggiarsi in una volta sola veramente tantissimi vini di livello eccezionale.